Adesso la parola, non c'è bisogno di presentazioni, a Giorgia Meloni. Grazie, 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 grazie per questa piazza meravigliosa che ho di fronte. Grazie che siete venuti da tante regioni per essere qui oggi. Grazie a Matteo Salvini che ha voluto organizzare questa iniziativa. Grazie a Silvio Berlusconi che ha aderito. Grazie a Fratelli d'Italia nella piazza. È una piazza che dimostra che c'è un'Italia che vuole ancora essere libera. Libera dalla paura, libera dalla rassegnazione, libera di dire le cose come stanno, libera di scegliere. E noi qui oggi scegliamo di dire basta al governo del duo comico Renzi Alfano. Avessimo avuto al governo Staglio e Ollio, le cose sarebbero andate meglio. Se non altro ci saremmo risparmiati qualche figuraccia quando c'era da parlare l'inglese agli incontri internazionali. La congiuntura economica di questi mesi è la migliore possibile, lo sanno tutti. Cambio euro-dollaro favorevole, la Banca Centrale Europea decide di fatto di stampare moneta, il petrolio ai minimi. L'Europa ha il vento in poppa, eppure l'Italia è l'unica nazione che continua ad arrancare. Perché? Perché come diceva Seneca, non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Figuriamoci noi che abbiamo alla guida dell'Italia uno che non sa manco leggere la bussola. Guardate la legge di stabilità, guardate la legge di stabilità, non c'è nessun taglio degli sprechi della macchina pubblica, non c'è nessun vero taglio delle tasse e le marchette che fanno in deficit oggi le pagheranno i nostri figli domani. Ma la cosa più divertente è che stanno lì a vantarsi di togliere delle norme ridicole introdotte, udite udite, sempre da loro. È la follia. Mettono le tasse sulla prima casa e poi le levano, mettono l'IMU sui terreni agricoli e poi la tolgono, mettono il tetto del contante a 1000 euro e poi lo alzano a 3000, aumentano le tasse alle partite IVA e poi dicono che è una vergogna e cambieranno la legge, ti piazzano Ignazio Marino a fare il sindaco di Roma e poi lo sfiduciano. E pretendono pure che li ringrazi, vogliono anche che li ringrazi, ma siete ridicoli, governate l'Italia da 4 anni e ci venite a dire che non ne avete azzeccata una, ma allora siate coerenti e dimettetevi adesso, andate a casa! La verità è che sono marionette piazzate lì da Frau Merkel a eseguire ordini e a fare interessi che non sono quelli italiani. E allora noi siamo qui per dire che gli italiani per noi vengono prima di tutto e di tutti, di tutto e di tutti. Difendiamo gli interessi italiani come fanno in tutto il mondo e non ci venite a dire che siamo anti-europeisti noi, che abbiamo ballato sulle macerie del muro di Berlino. Gli anti-europeisti sono quelli che hanno preso l'Europa delle patrie e dei popoli e l'hanno trasformata in un comitato d'affari di usurai. Quelli sono gli anti-europeisti. Come facciamo a fidarci di un'Europa che ci dice che non possiamo cuocere la pizza nel forno a legna perché è antigenico e poi dichiara commestibili gli insetti? Facciamo così, facciamo così. Quelli a cui piace questa Europa, Renzi, Boldrini, Napolitano eccetera eccetera, possono mangiare gli insetti. Quelli a cui questa Europa non piace continueranno a mangiare la pizza cotta nel forno a legna, i formaggi fatti con latte fresco e non con la polvere e tutto quello che fa parte della nostra enogastronomia. Facciamo così. È tutto al contrario nel mondo della sinistra radical chic. Nel mondo della sinistra ben pensante, fateci caso, è tutto al contrario. Loro bastonano le pensioni di chi ha messo da parte per 40 anni i contributi e poi però blindano le pensioni d'oro e i vitalizi milionari perché è un diritto acquisito. Difendono tutte le religioni del mondo, a parte
la loro. Piangono per un bambino, per la foto di un bambino siriano riverso sulla spiaggia, ma se ne fregano delle migliaia di bambini massacrati dal fondamentalismo che non arrivano ai loro occhi. I cristiani possono bruciare nelle loro chiese i cristiani perseguitati, purché la puzza di bruciato non arrivi alle loro narici raffinate e non gli rovini il pranzo della domenica. Amano gli immigrati clandestini, amano gli immigrati clandestini, basta che il centro d'accoglienza non lo piazzino a deturpare i loro quartieri eleganti. Odiano la violenza, odiano la violenza, purché quella, a meno che quella che viene fatta contro le forze dell'ordine o contro i commercianti, come quei quattro scemi figli di papà dei centri sociali che anche oggi stanno devastando Bologna. Tutta gente che di mestiere fa il contestatore, perché essendo per l'appunto figli di papà non hanno bisogno di andarsi a trovare un lavoro, come accade per tutti gli altri. Questi signori della sinistra radical chic stanno lì e si sconvolgono per il criminale albanese che muore mentre tenta di entrare di notte in casa di un pensionato che decide di difendersi, però non hanno pietà per i pensionati massacrati a casa loro da un criminale dal quale non sono riusciti a difendersi. Non lo vogliamo un mondo ipocrita così. Noi vogliamo difendere i diritti fondamentali del popolo. Il primo diritto è il diritto alla sicurezza, perché è la prima garanzia di libertà. Lo Stato deve stare con i deboli, e i deboli sono sempre i cittadini onesti, e non è mai chi ruba, scippa o ti entra dentro casa di notte. E se lo Stato non è in grado di difenderti, allora non può impedirti la legittima difesa, che è legittima sempre. I criminali li vogliamo in galera e ci devono stare per tutto il tempo previsto, e vogliamo più rispetto e più risorse per le forze dell'ordine. È una vergogna una nazione nella quale un poliziotto guadagna 1200 euro e lo Stato spende 500 euro al giorno, cioè 15.000 euro al mese, per mantenere il mostro di Foligno. È una vergogna. E poi c'è l'immigrazione, che per quanto ci riguarda è una risorsa solamente quando è legale, è controllata, è disciplinata. L'immigrazione non è un diritto come vorrebbe la sinistra, e basta con l'umanità un tanto al chilo di quelli che si lavano la coscienza accogliendo chiunque arrivi da noi, ma fanno finta di non sapere che quella gente scappa dal fondamentalismo. E se vuoi aiutarla davvero, devi avere le palle di andare a combattere ISIS in Libia, in Nigeria, in Iraq, in Siria. Ma siamo qui anche per dire che vogliamo difendere la nostra identità. Dicono che dobbiamo rimuovere i crocifissi, i presepi, che non si può fare la recita di Natale perché offende chi appartiene a un'altra cultura. Beh, se ti senti offeso da quello in cui credo e da quello che sono, allora devi essere coerente e andare a vivere da un'altra parte. Non rinunceremo alla nostra identità e alla nostra storia. E ci diranno che siamo razzisti, come sempre. Ma i veri razzisti sono loro, che hanno qualcosa da dare a qualunque povero del globo terracqueo, salvo che ai poveri italiani. Niente per chi rovista nella spazzatura, niente per i padri separati in fila alla mensa della Caritas, per le famiglie che vivono per anni dentro un'auto, per quelle che non sanno come spiegare ai loro figli che non hanno i soldi per pagare i libri di scuola. Niente per loro. Renzi ci dice: abbiamo messo i soldi sulla povertà. Sapete quanto? 600 milioni di euro per 4 milioni di poveri. Fa 40 centesimi di euro al giorno. Ma scusate, perché se per un anziano bastano 40 centesimi di euro al giorno, per un povero italiano, perché se bastano per un italiano 40 centesimi di euro al giorno,
per un immigrato clandestino ne servono 37 euro al giorno. La proposta è semplice, la proposta è semplice, facciamo al contrario, 37 euro al giorno per il povero italiano e 40 centesimi per l'immigrato clandestino. Occupiamoci prima dei poveri italiani, che sono gli azionisti di questa nazione, e poi di tutti gli altri. E penso anche... Grazie, beh, poi ne parliamo. Non lo vogliamo un mondo ipocrita, al contrario, anche quando si parla di famiglia. Anche quando si parla di famiglia. Chiediamo sostegno alle famiglie, incentivi alla natalità, incentivi per chi in un tempo come questo fa la scelta coraggiosa di mettere al mondo un bambino. Per Renzi esistono solo le unioni civili, nessuno si preoccupa della natalità, ma una nazione che non fa più figli è una nazione destinata a scomparire. Per Renzi solo le unioni civili, per la sinistra italiana i figli li devono poter fare solo gli immigrati e gli omosessuali, tutto il resto no. La famiglia è una roba vecchia, se ci credete ancora, beh, vi comunico che siete antichi. Modernizzatevi, la famiglia è superata, la nuova frontiera della modernità è un'altra. Beh, non ci convincerete che sia giusto e moderno negare per legge a un bambino di avere un padre e una madre. Non ci convincerete che sia giusto e moderno affittare l'utero di una donna. E dove sono le femministe? Dove sono le femministe, che non le sento più? Non ci convincerete. E difendere il popolo significa oggi anche lottare contro lo Stato vessatore. Basta con una tassazione fuori controllo, basta con uno Stato che si accanisce contro il commerciante o il piccolo e medio imprenditore perché non ha il coraggio di andare a combattere l'evasione fiscale dove sta veramente. Nelle grandi multinazionali della finanza che spostano la sede fiscale all'estero, nelle imprese cinesi che aprono e chiudono senza dare un euro allo Stato italiano in continuazione, nelle banche che patteggiano condoni milionari con lo Stato, nel sistema cooperativo che gode, lo dico qui a Bologna, di una tassazione agevolata anche quando si parla di colossi della finanza e dell'economia. Andatele a prendere lì i soldi dell'evasione fiscale, perché lì stanno. Allora questa è, concludo, è l'Italia che vogliamo costruire, un'Italia lontana anni luce da quella che abbiamo conosciuto e che vediamo in questi giorni. E questa piazza è un buon modo per raccontare che non siamo soli, che c'è speranza, che c'è voglia di ripartire, di ricominciare, che c'è voglia di reagire. Oggi da questa piazza nasce e si rende forte un fronte anti-Renzi con l'obiettivo di mandare a casa un governo di servi. Servi! Dalla piazza lo facciamo nascere, e che non sia l'ultima piazza. Mi piacerebbe, lo dico a Salvini, lo dico a Berlusconi, mi piacerebbe che da questa piazza insieme lanciassimo un altro appuntamento, non come singoli partiti ma come fronte anti-Renzi. Un altro appuntamento per dare la possibilità a tutti gli italiani che ci seguono da ogni regione di poter dire la loro, di tornare a colorare una piazza simbolica come potrebbe essere Piazza San Giovanni, Piazza del Popolo a Roma, magari a gennaio, tutti insieme per aprire anche la campagna delle elezioni amministrative, perché con queste elezioni amministrative a Bologna, a Milano, a Roma, a Torino, in tante altre città, noi non abbiamo solo la possibilità di ridare una dignità a città devastate dai governi di sinistra, ma abbiamo anche la possibilità di disegnare un'altra pagina importante per l'Italia, perché se Renzi perde queste elezioni amministrative deve andare a casa, deve capire che gli italiani non lo vogliono. Allora questo è solo l'inizio, da domani siamo più forti, da domani comincia un'altra storia. Grazie per questa bella giornata, grazie.